Ciao da Francesco Massagli di Pianoforte Web. In questa lezione impariamo a suonare La Donna Cannone di Francesco De Gregori. Analizzeremo la trascrizione che ho realizzato, tratta dalla versione originale del brano, della parte di accompagnamento del pianoforte. Questo brano è composto da varie sezioni, introduzioni, strofa, ritornello, e nel ritornello, dove non è presente il pianoforte nell'arrangiamento originale, ho fatto un adattamento di quella che è la sezione orchestrale per il pianoforte. Allora, iniziamo con l'introduzione, che è una parte strumentale suonata appunto dal pianoforte, con una melodia nella mano destra accompagnata dall'arpeggio degli accordi nella mano sinistra. Il brano è in tonalità di Do maggiore, poi vedremo che nello sviluppo del brano passa attraverso altre tonalità con delle brevi modulazioni, però l'introduzione è in tonalità di Do e viene suonata su questi accordi che sono Fa maggiore, che è il quarto grado, poi Sol che è il quinto, Do primo grado, Fa quarto e poi Fa di nuovo primo, quinto e quarto. Questi accordi vengono appunto arpeggiati, ossia suonati in note singole, nella mano sinistra, mentre la mano destra suona una melodia. Questa melodia, è composta principalmente dalle note dell'accordo, in particolare dalla terza di ogni accordo, che viene anticipata da un approccio cromatico, ossia da una cellula melodica che si trova a distanza di cromatismo, di tono, di semitono, dalla nota di arrivo, in questo caso dalla terza. Quindi io dovrò suonare la terza dell'accordo La, e per arrivare su questo La lo anticipo da queste due note, Sol e Sol diesis. Quindi sul levare del quarto movimento suonerò questo anticipo, e sul battere vado a suonare la terza dell'accordo. Stessa cosa lo farò poi per l'accordo di Sol, quindi approccio cromatico e poi suonerò la terza dell'accordo. Stessa cosa ancora sull'accordo di Do, poi procedo con l'arpeggio dell'accordo e ancora approccio cromatico su il La che è la terza di Fa. Quindi questa è la prima sezione della melodia, la prima parte della melodia dell'introduzione. La mano sinistra invece suona l'arpeggio dell'accordo suonando queste note, fondamentale ripetuta all'ottava sopra e poi l'alterno con la quinta. E stessa cosa sull'accordo di Sol. Quando vado invece sull'accordo di Do suono proprio l'arpeggio della triade, posizione fondamentale, e stessa cosa sull'accordo di Fa, in posizione fondamentale suono questo arpeggio formato da fondamentale, quinta, terza e ripeto la quinta. La suddivisione ritmica dell'arpeggio è in ottavi, mentre invece questo anticipo che facciamo con l'approccio cromatico della melodia è di 2/16 in levare. Poi la melodia prosegue e queste sono le prime quattro battute che vengono ripetute una seconda volta. Poi in questa ultima parte abbiamo di nuovo questa melodia. La conclusione è diversa da la prima sequenza perché suoneremo questa frase. Quindi dopo l'accordo di Fa, l'introduzione si conclude su questo arpeggio dell'accordo di Sol, che ci serve come accordo di dominante per collegarci con il primo grado, l'accordo di Do maggiore della strofa. Quindi una volta che ho terminato questa introduzione, faccio questa melodia con la mano sinistra e inizia l'accompagnamento della strofa dove abbiamo l'ingresso anche della voce. Allora, vediamo intanto l'analisi degli accordi della strofa, in cui abbiamo una sequenza di 8 battute con questi accordi che sono Do maggiore,
Poi abbiamo un Mi minore con il basso di Si, un Sol minore sesta con il basso di Si bemolle, un La maggiore, La bemolle maggiore, Do minore basso Sol e Sol maggiore. Quindi qui abbiamo un'idea di basso discendente da Do, Si, Si bemolle, La, La bemolle e Sol, quindi un basso che scende in maniera cromatica da Do a Sol e gli accordi vengono, seguono questa idea del basso discendente, quindi dopo l'accordo di Do maggiore avrò un Mi minore con il basso di Si, quindi un Mi minore con la quinta al basso, poi un Sol minore sesta con la terza al basso che è il Si bemolle, il La maggiore con la fondamentale, La bemolle fondamentale, Do minore con la quinta al basso e poi lo stesso Sol. Lo utilizzo per l'accordo di Sol maggiore in posizione fondamentale che ha di nuovo funzione di quinto della tonalità di impianto che è Do maggiore. Allora, vediamo invece dal punto di vista ritmico come vengono suonati questi accordi. Noi abbiamo questa nota del basso ripetuta all'ottava che viene alternata con la nota all'ottava superiore suonata in levare, quindi suoneremo con un accordo o una nota dell'accordo nella mano destra in battere e questa nota del basso suonata in levare. Qui abbiamo queste due note di passaggio che servono per collegarci con l'accordo di Mi minore basso Si. Da qui in poi io suonerò sempre anche con la mano destra una nota ripetuta all'ottavo, in questo caso suono la nota Mi, con il basso di Si che viene alternato alla nota invece più grave della mano destra. Quindi questa nota della mano sinistra che viene suonata a levare viene alternata alla nota in battere della mano destra. Stessa cosa su il Sol minore sesta basso Si bemolle, io suonerò il Si bemolle, la terza al basso e la sesta, sempre il Mi. Nella mano destra. Qui c'è un'idea anche di voice leading, ossia di collegare le voci in particolare della mano destra mantenendo le note in comune. Quindi quella che era la fondamentale sull'accordo di Mi minore basso Si diventa la sesta su Sol minore sesta basso Si bemolle. E poi diventa la quinta sull'accordo di La. Però stavolta faccio questa melodia discendente da Mi, Mi, Re, Do diesis, che mi serve come passaggio per collegarmi alla terza di La bemolle, quindi da La maggiore sul La bemolle. Lo stesso tipo di voicing, ossia Do, Mi bemolle, Do. Con la mano destra lo utilizzo sia sulla bemolle che su Do minore basso Sol, quindi mentre sulla bemolle ha funzione di terza, quinta e terza o decima, qua avrò di nuovo queste tre note che però hanno funzione di fondamentale, terza e fondamentale all'ottava. Vado sulla terza. Alternata alla settima di questo Sol settima. Quindi questa sezione, questo accordo di Sol viene ripetuto due volte e questa sezione si compone quindi di 8 battute. Suoniamole tutte in sequenza adesso. Questa prima strofa abbiamo un breve intermezzo strumentale composto da solo 2 battute sull'accordo di Do, dove suoneremo questa melodia suonata a doppie terze nella mano destra, mentre
mentre la mano sinistra suona l'arpeggio dell'accordo, suonando prima, quinta, ottava e poi di nuovo quinta. Una volta terminata questa melodia, andiamo a riprendere il giro della strofa sull'accordo di Do, che suoneremo però stavolta suonato nel registro acuto dello strumento in forma di accordo, mentre la mano sinistra continua con la nota al basso. Quindi alterneremo stavolta questo accordo nel registro acuto per tutta la sequenza della seconda strofa, con sempre questa idea di basso alternato, ripetuta all'ottava. In questo caso l'accordo viene suonato anche con questa idea di arpeggio in questo modo. Una volta arrivati a questo Sol, nella seconda strofa invece passiamo all'accordo di Fa che viene suonato per due battute. Quindi la seconda strofa ha una durata asimmetrica di 9 battute invece di 8, perché abbiamo questa battuta in più di Fa maggiore che crea anche un'attesa per quello che è poi il ritornello. Quindi, una volta arrivati su questo accordo di Fa, passiamo direttamente al ritornello in tonalità di La maggiore, quindi senza nessun passaggio di modulazione, ma va direttamente in La maggiore. In questa parte, come abbiamo detto precedentemente, non è presente il pianoforte nell'arrangiamento originale. Io ho fatto un adattamento del pianoforte per quella che è la progressione armonica, così come viene suonata sul disco. E gli strumenti che accompagnano principalmente sono gli archi dell'orchestra. Io ho adattato questa parte, questi voicing, agli accordi del pianoforte, mantenendo la stessa idea ritmica della strofa. Quindi avremo l'accordo che viene suonato in battere, mentre il basso della mano sinistra viene suonato sul levare. Qui nel ritornello abbiamo una battuta con l'accordo di La maggiore, suonato in secondo rivolto. Poi sposto la nota fondamentale su Sol, che è la settima. Poi andiamo su Fa diesis minore, che è il sesto di La, suonato in posizione fondamentale. Poi ci spostiamo sulla tonalità di Re facendo quarto primo, cioè facendo l'accordo di Sol in secondo rivolto, e poi passa all'accordo di Re in posizione fondamentale. Ripeto questa sequenza partendo dall'accordo di La, La settima, Fa diesis minore, Sol maggiore, poi abbiamo una battuta di due quarti di Sol settima che ci serve per fare una nuova modulazione, ossia per ritornare nella tonalità di impianto di Do maggiore, quindi questo Sol settima avrà funzione di quinto di Do maggiore, e qui inizia una nuova sezione formata da 7 battute in cui abbiamo Do maggiore, Mi minore basso Si, La minore, quindi gli accordi qui sono rispettivamente primo, terzo con la quinta al basso, sesto, anche qui abbiamo sempre questa idea del basso discendente. Poi abbiamo questa progressione preparatoria per il quarto grado, dove faccio il secondo quinto del quarto, quindi una sottodominante e dominante secondaria del quarto grado, Sol minore, Do settima e Fa maggiore. Poi abbiamo questo passaggio da Fa maggiore a Fa minore, che nel gergo tecnico dell'armonia viene chiamato modal interchange, ossia un interscambio modale tra la tonalità maggiore e la parallela minore, in cui suonerò il quarto grado maggiore, poi il quarto grado minore, poi abbiamo una dominante secondaria Re, che è il quinto,
dell'accordo di dominante della tonalità, ossia di Sol. Quindi queste ultime quattro battute avremo Fa maggiore, Fa minore, Re maggiore e l'accordo di Sol. Dopo questa sezione si riprenderà dalla parte strumentale dell'introduzione, che nell'arrangiamento originale in questa parte viene suonata dagli archi, e poi si procede in sequenza con tutte le varie sezioni, strofa e ritornello. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. La trascrizione di questo brano si trova all'interno del gruppo Facebook privato riservato agli studenti dei videocorsi premium. Per continuare a seguire le mie video lezioni, iscriviti al canale, attiva le notifiche e registrati su Pianoforte Web, dove troverai una serie di videocorsi dedicati all'accompagnamento al pianoforte.